cazzo, sono troppi. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Quanti colpi ti sono rimasti? Due. E allora mi sa che sono per noi. Già. Allora siamo d'accordo, tu spari a me e poi ti ammazzi. Senti, ma perché proprio io? Non te l'ho mai detto, ma tu hai una mira migliore. Che cazzo fai? Ti chiudi gli occhi? Non ce la faccio a guardare! Abbiamo solo due colpi, devi mirare in testa! Ah! Imbecille, dove cazzo spari? Scusa, ho sbagliato mira! Di poco però, eh! Dio, in testa! Devi colpirmi in testa! La spalla, imbecille! Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quello sul server. Oggi abbiamo un giochino che, diciamo, affonda le radici nella tradizione horror più antica, cioè quella degli zombie. Sì, survival horror, questo filone molto, molto utilizzato, strautilizzato, addirittura anche noi abbiamo fatto un corto sugli zombie, guarda qua. Se non cliccate siete delle merde. Andate a vedere, salvatevi il link tra i preferiti. Sì, ma proprio la miniatura sulla faccia devo avere. Allora, togliamo questa roba. Comunque, torniamo al gioco. Ragazzi, questo gioco si chiama Deadlight ed è praticamente un fantastico mix tra un survival horror, come abbiamo appena detto, un platform e un puzzle game, perché ci saranno anche delle piccole sequenze di puzzle. Sì, senza togliere la sessione di shooting, sì, se vogliamo, dove dovete sparare anche agli zombie in qualche modo. La prima sensazione che ci colpisce guardando questo gioco è, per la miseria, è limbo con una grafica pompata. E sì, infatti le atmosfere piuttosto cupe e il fatto che sia un platform con comunque una buona profondità di campo, perché comunque è 3D, ragazzi. Sì, anche in alcune parti del gioco arriveranno gli zombie proprio dalla profondità, quindi si vedrà questa differenza di profondità. Sì, tra il piano di gioco e tutti gli altri piani, del molto carino, molto cinematografico, e presenta, diciamo così, delle piccole varianti rispetto al classico survival horror. La prima di queste è l'uso del parkour. Sì, esatto, dovete saltare a destra e a sinistra. Poi le animazioni sono molto, molto ben fatte, ci piacciono tantissimo. Insomma, dovrete scappare, dovrete risolvere enigmi tipo spegnere degli incendi spingendo delle taniche, insomma. Sì, insomma ragazzi, per andare avanti bisogna sapere usare il cervello per risolvere questi enigmi, ma i vostri riflessi, la vostra prontezza di reazione saranno costantemente messe alla prova proprio per via del pericolo che vi circonda, di questi zombie che ovviamente non stanno fermi ma tenteranno sempre di azzannarvi. Esatto, una cosa importante del gioco è questa storia che viene narrata proprio durante tutto il percorso che vi farete all'interno del gioco. Nulla di eccessivamente longevo, ragazzi. Il gioco, se ci sapete fare con questo tipo di platform, tipologia, ve lo giocate in un paio d'ore, due ore e mezza, se proprio. Come Limbo, diciamo, sì. Siamo lì, la durata è quella. Anche perché c'è da dire che è un gioco che costa circa 11 euro. Sì. E nelle vacanze lo troverete anche a meno. Noi l'abbiamo portato a casa 2,99 euro, dire la verità. È un giochino, vabbè, single player, quindi sì, si gioca, vi passate queste due ore in tranquillità. Allora ragazzi, vale sicuramente ciò che costa, gira su Unreal Engine, quindi la grafica è di tutto rispetto, considerando anche che si tratta di un platform. E ringraziamo quindi Tequila Works per lo sviluppo di questo gioco e stranamente Microsoft Studios per aver pubblicato questo gioco, perché questo è partito come un gioco per Xbox, infatti ad agosto dell'anno scorso, quindi è pure abbastanza recente, è stato pubblicato per Xbox. Visto il successo che ha avuto per la piattaforma Xbox, l'hanno voluto portare anche su PC e lo hanno rilasciato ad ottobre. Sì, piccolo appunto ragazzi, molto molto breve. Proprio perché questo gioco è nato su una piattaforma da home gaming, quindi una Xbox, è consigliabile come al solito l'utilizzo di un pad Microsoft, perché sulla tastiera rischiate veramente di bestemmiare, sì, alquanto perché insomma ci sono i comandi di un FPS, ma in effetti è un platform. Sì, in effetti sono diversi i tasti da utilizzare, pensate che potrete attirare gli zombie fischiando, oppure dovrete comunque rotolare mentre state durante il salto, l'atterraggio, come si fa nel parkour, diciamo, in genere, quindi è consigliabile l'utilizzo del joypad.
Ok, io direi che avete visto qualche immagine, vi abbiamo detto cosa pensiamo di questo gioco, fateci sapere cosa ne pensate voi, fateci sapere se l'avete provato. Ok, io faccio un po' di spam. E questo è ancora il link del corto, lo vedete? Sì, allora. È il nostro corto, qui sì. Sulla mia faccia, vedete? Mi raccomando, scriveteci nei commenti sull'altro canale, che è il nostro, quello un po' più serio, e fateci sapere cosa ne pensate. È un corto che abbiamo girato con 250 euro, cioè, sì. Dico, quindi proprio low budget a certi livelli. Al massimo, però ragazzi... È stato veramente divertente, interessante girare questo piccolo film pseudo horror. Fateci sapere che ne pensate, mi raccomando. È importante, vero? Importantissimo. Ciao ragazzi.